prima alla Camera, poi al Senato, Meloni prepara la missione europea. Presidente, soddisfatta del dibattito in aula? Sì. Non si occupi Bruxelles di quello di cui si può meglio occupare Roma e non faccia Roma da sola quello per cui serve Bruxelles. Sono tutti slogan che denotano in realtà una grande debolezza, una retorica nazionalista, ma che in realtà credibilmente c'era ben poco. Perché gli amici veri sono quelli che ti dicono le cose come stanno, non sono quelli che ti dicono sempre di sì. Non è tattica, non è, guardi, io sono una persona che è sempre stata abituata ad assumersi le sue responsabilità. Okay. Un Meloni show di una Presidente del Consiglio che ha scambiato il Parlamento italiano per Piazza Venezia. Onorevole Boldrini, per carità di patria, non entriamo sul tema delle autocrazie, perché le elezioni da quelli che andavano a braccetto con la Cuba comunista di Fidel Castro e con tutte le altre dittature comuniste del mondo di oggi non le accetto, grazie. Sì, Maduro, tutti, abbiamo abbraccettati tutti. La Lega non è entusiasta della posizione della Meloni, che prende tempo e non ne dice la Lega. Vabbè, la domanda qual è? Vuoi farlo in Forza Italia? La posizione è chiarissima, il MES è un meccanismo che è acefalo, nel senso che non risponde né a destra né a manca, né alla Commissione né al Parlamento Europeo, così come questo MES è pericoloso. Io nel merito non ho cambiato idea sul tema del MES, cioè ha senso che noi, diciamo, procediamo a una ratifica senza conoscere quale sia il contesto, senza sapere che cosa è accaduto sulla garanzia dei depositi, su mille questioni che sono aperte e che secondo me è corretto. Scusate colleghi, tanto non vi sento, sento solo confusione. La Lega e Fratelli d'Italia si sono sempre dichiarati contrari al MES, noi confermiamo la nostra posizione perché il MES non serve, una parte di Forza Italia la pensa in maniera diversa. Dopodiché si deve trovare la sintesi. C'è un problema interno alla maggioranza, come sapete da una parte c'è il ministro dell'economia che ne loda, certo, che manda lettere e altri, all'altro anche all'interno dei stessi partiti, cito la Lega. Partiamo? La Lega e il governo dimostrano ancora una volta di parlare con i fatti. Più sicurezza sulle strade italiane e più efficienza nella ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione. Mamma mia, oggi che roba, raga, cos'è successo? Sai perché? Perché arriva la Meloni. Ah. Abbiamo un cesso di ciliegie, io e lei, presidente Meloni. Lei mi offre le ciliegie, lei mangia le ciliegie più buone e mi dice: guarda, Angelo Bonelli, mangiati le ciliegie buone. In realtà sono rimaste le ciliegie non mature e anche un po' marce. E che ciliegia è invece il MES? È una ciliegia cattiva in relazione a quello che sta facendo l'Italia. Non ratificare il MES è una posizione ideologica assolutamente dannosa. Il tema della Libia, che anche di questo adesso veniamo accusati, e mi pare diciamo d'obbligo ricordare che il memorandum Italia-Libia fu stipulato dal presidente Gentiloni, che il dossier fu seguito dal ministro Minniti, e oggi ci si dice che insomma è abbastanza discutibile dialogare con queste persone. Quindi in buona sostanza il messaggio sarebbe che alcuni lo possono fare e alcuni no. Insomma, non mi sembra una grande strategia. Giorgia Meloni ha fatto un comizio in aula che non si capisce nemmeno con chi ce l'avesse. In effetti sono cambiate le cose, che oggi al governo non c'è più il PD e quindi le cose non si possono. Vabbè. C'è spaccato all'interno della maggioranza, ripeto quello che dico. Guarda, lei ripete, ma hanno anche detto che Giorgetti non era seduto nei banchi del governo. Ma perché non c'era posto fisicamente in tutte le sedi? Quindi poteva andare sulle spalle di Tajani. Da cosa dobbiamo difenderci? Dai bambini che muoiono? No, collega Fratoianni, dobbiamo difenderci dai trafficanti che li uccidono, che hanno fatto miliardi di euro sulla pelle di quei bambini e di quelle persone sfortunate, mentre i vostri occhi erano rivolti altrove. Alla fine, la verità non si vuole dire. Allora, qualche sera fa, mi imbatto in una trasmissione televisiva nella quale De Rita, filosofo di riferimento del Movimento 5 Stelle, spiega, no, De Masi, chiedo scusatemi, De Masi, dice: guardi che è meglio vivere sotto una dittatura che morire.
Non puoi fare la Presidente del Consiglio come se vivessi costantemente su un social network provando a fare slogan per prendere like. Io penso che noi dobbiamo lavorare perché le persone possano vivere libere. Questa è la differenza tra quello che stiamo facendo noi e quello che proponete voi. Grazie.